Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video che sono particolarmente contento di fare perché è uscito da abbastanza poco tempo un nuovo tag su Harry Potter, come potrete vedere dal titolo. Si tratta dell'Harry Potter World Book Tag ideato da Read ASMR, e in cui sono stato taggato da Raphael Voice ASMR. Non so come ho pronunciato tutto quello che sto dicendo, come sempre. Il tag è suddiviso in tre parti, io ve lo riporto tutto, ma salterò a più pari la parte di The Cursed Child, come si dice, perché mi sono rifiutato di vedere una parte di saga recensita in quella maniera. Mi ha veramente fatto rabbrividire. Ho visto diverse recensioni e ho deciso di non leggere, di non vedere nulla. Comunque vi riporto tutto. Partiamo con le prime 8 domande che riguardano la saga originale. Come hai conosciuto Harry Potter? Ho conosciuto Harry Potter come molti bambini di 11 anni del 90, nel 2001, perché il mondo parlava di Harry Potter. Non potevi avere almeno una vaga idea di cosa fosse Harry Potter se eri del 90 e quindi nel 2001 avevi dei ricordi abbastanza nitidi. Quanti gadget di Harry Potter possiedi? Allora, possiedo la sciarpa di Grifondoro, che non ho messo perché è troppo leggera, la cravatta di Grifondoro, ho posseduto un braccialetto col pulcino d'oro che però mi si staccava e a malincuore ho regalato, ho tutti i libri in formato PDF, compreso Animali Fantastici, Le Fiabe di Beda, il Bardo e il terzo non mi viene mai come si chiama. E poi cosa ho? Fatemi pensare. Basta, credo. Se mi viene in mente aggiungere qualcosa. Quale libro ti è piaciuto di più? Forse L'Ordine della Fenice. Quale film ti è piaciuto di più? Sono indeciso tra Il prigioniero di Azkaban e Lo stesso ordine della Fenice. Forse un po' tutti e due. E vabbè, poi La pietra filosofale è La pietra filosofale perché è una specie di imprinting stile madre figlio, insomma il primo film. Come hai trovato le trasposizioni cinematografiche? Io sono un po' critico sulle trasposizioni cinematografiche perché capisco che i tagli vadano fatti, però secondo me Pix non andava eliminato. Ginny poteva essere meno pappalievi della povera Bonnie, è stata resa la pappa tiepida che nei libri non è. E poi troppi troppi tagli che il mio cervello si rifiuta anche di ricordare a memoria. Di quale personaggio hai pianto la morte? Allora, per me non doveva morire praticamente nessuno di quelli che sono morti, a parte Voldemort, da buon Grifondoro, quali sono. Però vi devo dire, ragazzi, che a me non va giù proprio la morte di Residente. Tant'è che l'ultima volta che ho visto, che ho rivisto, grazie a Italia 1, i film, al momento in cui è morto Silente, cioè io proprio giù lacrime, ero da solo e quindi mi sono sentito ancora più libero di lasciarmi andare. Il tuo cattivo preferito? Nessuno, a me non piacciono i personaggi cattivi. Cosa pensi della figura di Silente? Che molto semplicemente è un essere umano, e come tutti gli esseri umani ha sbagliato, ha riconosciuto, si è pentito. E quindi secondo me non andrebbe demonizzato troppo come fanno alcuni serpenti. Salto le 4 domande di The Cursed Child, ma ve le metto. Passiamo all'ultima parte che riguarda Animali Fantastici. Ti è piaciuto il film? Moltissimo.
proprio veramente veramente tanto. È detto da uno che critica le trasposizioni cinematografiche, è tanta roba. Hai letto il libro barra enciclopedia? Sinceramente ancora no, perché stavo leggendo un libro di una mia amica che ho finito ieri e adesso finalmente potrò leggerlo. Cosa ne pensi della scelta degli attori? Ottima, nulla da ridire, assolutamente nulla da ridire. Redmayne, tanto di cappello. Sono innamorato di Dan Fogler, che interpreta Kowalski, e che è bello anche a naturale. Veramente nulla da ridire. E delle creature? Faccio parte degli innamorati del visino del naso, anche se anche uno stronzetto che frega tutto loro. Chi ha visto il film sa di cosa sto parlando. Pensi che dovrebbero esserci state più scene con incantesimi? Ma non mi sento di essere critico in questa cosa, nel senso, non mi avrebbero fatto schifo, però va bene anche così. Ti è piaciuto il finale? Ma sì, niente male, devo dire, per essere di solito anche uno che critica i finali. Come finale non è stato male. Poi ci saranno i sequel, per cui o sequel, come si dice, sequel o sequel, boh. Cosa pensi del fatto che ci saranno dei sequel o sequel, non lo so, correggetemi nei commenti, altri 4-5? Io sono entusiasta del fatto che ci saranno, perché comunque non sarei stato preparato a non vedere più un po' tutti, a parte naturalmente i cattivi, perché io sono anti cattivi. E poi mi ha fatto pena cosa, oddio, come si chiama? Credence, povero Credence, che vita orribile. Arriviamo ai tag. Ho deciso di taggare Corinne Mantineo, che spero veda questo video, in quanto so essere una potteriana in caldita. E poi voglio taggare Polvia, che credo di non aver mai taggato. Abbiamo collaborato, però non ci ho mai taggata. Quindi il video finisce qui. Vi invito a passare dal canale di Rhythm ASMR, che è un ASMR di soli 15 anni, ma non vi fate ingannare dalla sua età, perché veramente è un uomo. Vi lascio anche il canale di Raffaele, che mi ha taggato, e vi saluto. Spero che questa ennesima parentesi potteriana non vi sia dispiaciuta, ma piaciuta. Vi mando un bacione e nox.